Prima di entrare nello specifico di questo video, devo farvi una piccola lezione di chimica. Piccola, eh? Allora, ci sono due tipologie di sostanze. Ci sono le sostanze idrosolubili e le sostanze liposolubili. Vediamo subito la differenza. Le sostanze idrosolubili sono quelle che si sciolgono nell'acqua. Liposolubili invece sono quelle sostanze definite idrofobe, quindi che non sono capaci di sciogliersi nell'acqua. Un esempio di sostanza liposolubile è il petrolio. Definita bene la differenza tra le due, andiamo nello specifico dei cosmetici. La maggior parte dei cosmetici, quali ad esempio il fondotinta, i correttori, gli illuminanti, i lucidalabbra, i rossetti, sono tutti liposolubili. Pertanto, quindi, per essere sciolti e struccati, hanno bisogno di una sostanza oleosa. In commercio si trova un po' di tutto e quindi che cosa è giusto utilizzare? Perché c'è il latte detergente, c'è il tonico, c'è l'acqua micellare, c'è lo struccante bifasico. Ragazze, la regola numero uno è quella di saper leggere l'INCI. L'INCI è un codice internazionale che serve a descrivere gli ingredienti in cosmetica. Inoltre ci dice in quale forma e in quale quantità sono stati inseriti all'interno del prodotto. Ricordatevi che il primo ingrediente sarà quello contenuto con maggior quantità, mentre l'ultimo sarà quello ovviamente con minor quantità. Spesso le pubblicità sono veramente ingannevoli perché ci scrivono con vitamina A, con vitamina C, con vitamina E. Poi in realtà andiamo a leggere il nostro INCI e dov'è la vitamina A alla fine. Quindi vi rendete conto che la minima percentuale di vitamina A contenuta all'interno di un prodotto, magari anche pagato tanto, ok, non serve a nulla perché è talmente bassa la concentrazione, che è come se non ci fosse. Ma la cosa più grave, dove oggi voglio proprio mettere il dito nella piaga, è quello che ci vuol far credere la pubblicità. Allora, spesso vediamo dei cosmetici con scritto super idratante, super nutriente, bla bla bla, ok? Poi leggiamo l'INCI e troviamo scritto petrolatum, paraffina liquidum. Ragazze, tenetevi forte perché il petrolato, meglio noto come vasellina, è un derivato dal petrolio puro. Sì, avete capito bene, con il petrolio. E purtroppo devo dirvi che nella cosmesi è veramente molto utilizzato. Lo troviamo al 13% nei balsami per le labbra, nei rossetti, nei lip gloss. Purtroppo lo troviamo anche nelle creme idratanti, nei balsami per i capelli, insomma, ce lo ficcano veramente dappertutto. Ma quello che dico, porca miseria, nel 2020 vogliamo ancora metterci queste sostanze sulla pelle? Allora, oggi non voglio parlare ed entrare nell'argomento tossicità, quindi sui probabili effetti della salute, ambiente e quant'altro, ma voglio semplicemente limitarmi a darvi questo insegnamento, quindi mettervi a conoscenza. Poi andate su internet, guardate voi, c'è veramente un mondo dietro a questa cosa degli oli minerali. La domanda viene ovviamente spontanea. Ma allora, perché le aziende continuano nel 2020 a utilizzare questi oli? Sostanzialmente le ragioni sono due. La prima è fattore costi, perché il petrolatum costa decisamente meno rispetto che a un olio vegetale, questo va da sé. La seconda è perché in realtà questi oli minerali danno un'elevata sensazione di idratazione, di pelle morbida, ma in realtà gli oli minerali non idratano per niente, anzi hanno un fortissimo potere occlusivo. Infatti formano sulla pelle un film lipidico che impedisce all'acqua di evaporare e all'ossigeno di entrare.
In questo modo si va a interferire con il processo di espulsione delle tossine che rimangono incastrate sotto il film lipidico e quindi permettono ai batteri di proliferare al di sotto. Ecco perché, ricollegandomi al discorso che vi ho fatto inizio video, vi svegliate a volte la mattina con i brufoli. Perché questa tipologia di brufoli, sempre che non abbiate mangiato cioccolato, salame in eccesso o abbiate problemi ormonali o comunque semplicemente siete in fase preciclo ovulatoria, questi brufoli nascono proprio da una cattiva detersione. Quindi è probabile che sia rimasto intrappolato nel poro del fondotinta piuttosto che non lo so, siete andati in motorino, lo smog e quant'altro. All'interno questi batteri proliferano e fanno uscire questo brufolo. Quindi questi oli danno veramente un'illusione temporanea di idratazione e morbidezza che svanisce non appena ci laviamo, in quanto gli oli minerali non apportano alcun tipo di beneficio sulla pelle. Ragazze, se poi siete attente all'ambiente, e questo è tutto un altro capitolo, gli oli minerali vanno veramente eliminati. Ora, prima di entrare ancora di più nello specifico, voglio farvi venire i brividi.